Eccoci qui, qui c'è un cappello. Il cappello simboleggia appunto il mistero della nostra serata. Benvenuti quindi alla poesia misteriosa. Prima fase del reading, primo poeta Simone Caruso. PS, i poeti non dovranno dare nessuna spiegazione del loro stile, dovranno soltanto dare voce alle tre poesie. Un viaggio, un'insegna luminosa per passeggeri assetati, etici viandanti, attenti viaggiatori. È uguale che sia gelateria o farmacia. Un decollo perfetto, ci alzammo in volo, si era destinati a non atterrare più. Nel concerto delle perturbazioni, le teste oscillavano all'unisono. Al di sopra del cielo, ma forse era al di sotto del mare, la luna e il sole non si alternavano più. Tante stelle. Per fortuna, in una tasca dello zaino, avevo una lettera perfetta. Le luci di direzione, bianche, rosse e verdi, erano tutte accese. Una fitta nuvola ci circondò. Scialbi dischi luminosi, con all'interno corone di spine, indicavano nella preghiera e nel pentimento l'unico modo di modificare il futuro. Una dama saggia e selvaggia li discobolava in giro. Una enorme croce rossa roteò vorticosamente. Per rimanere stesi a letto, a osservare il cielo e le sue nuvole, è sempre costruttivo. Palle d'acciaio e manubri di motorino. I lavaggi sono sempre salutari. Il Papa dubita della presenza del suo Dio, osservando la giravolta del cielo, con in mano un bicchiere. Il vino scorre a fiumi di coscienza, come il sangue in battaglia. Rimontando dai piedi della notte fino alle tette del mattino, aspettando i primi occhi dell'alba, il previsto rovescio si rovesciò. Una sirena, testa d'uccello e corpo di pesce, cominciò a ululare. I lavaggi sono sempre salutari. Meno male. Politica, gestione del potere, forse non buono, altro, da gustare, assimilare, espellere, scoprire la composizione, liquorosa del B-52 o del Negroni, occuparsi del prossimo e conoscere, soprattutto conoscere, magari, la composizione chimica dell'acqua H2O, o il lato celato della satolla luna, o la sezione aurea dell'acido desossoribonucleico, INA, o lisergico, LSD, non ricordo più. O le notti passate a cantare con gli zingari, o il dolore di tatuarsi l'acqua con la penna stilografica, o che tra essere ed esistere vi è il rapporto metaforico e giuridico, e tra le esistenze di sola metafora. I dettami furono poi numerosi. Sii solitario, forse raggiungerai l'onore di una strada a te dedicata o di una menzione in un'antologia o in un sussidiario. Sii parco, spartano e francescano, forse otterrai la salute dei bambini e la loro ombra, liscia e morbida, non etica, non affamata, né affannata, con parziale liberazione dal lavoro. C'è odore di truffa e tartufi, non trovate? Una storia sbagliata, una storia dall'inganno stupefacente, etilico. Ritardo, si mancò il monito. E adesso, solo adesso che si impara a non dire no e, per sopravvivere, si indossano allegre maschere quotidiane dai tratti che somigliano ai miei. Si tratta di nevrotici interpreti della legge, li riconosco. Non siete tristi per la presa dei fondelli? Il giudizio ha bisogno del nemico? Al binario 6 si diffonde l'odore e trasparente e onesto e fresco del finocchietto, appena spuntato, coltello scivolato di mano, meno male. Così è misteriosa consegnata. Secondo poeta, Claudio Comandini. Annullamento gravitazionale. Possiamo soltanto sperare che il collasso di una stella stanca
con il mare buco nero, un'efficientissima macchina del tempo inghiotta questo coacervo di forze gravitazionali, interazioni varie e banali, energie cosmiche e nucleari, censurando nell'orizzonte degli eventi casa nostra e tutti gli altri condomini solari. E riavvolta la spirale dell'entropia, si ritorni a quell'altro caos. Innocente. All'inizio della grande bugia. C'è una vita ordinata dalla morte, così il presente sembra configurarsi, una sintonia da cercare tra un disturbo e l'altro, da scrutare in piccole finestre virtuali, non propriamente esistenti, dove ogni forma è soltanto apparire pur pretendendo presenza. Niente deve essere estraneo al comprendere. Ora ascolto Seth Gainsbourg e Jean Birkin, leggo Arazaki e apri Bach e nasce. Ogni momento resta immobile, nel trascorrere inesorabile di un tempo infranto. Dovunque sia questo qui e questo adesso, io non ci sono, e nemmeno tu. Dietro vetri piangenti la città immensa si distende sotto un cielo grigio. Le luci cominciano a brillare in lontananza annunciando una lunga oscurità. Le voci cantano Je t'aime. Era molto tempo fa. Adesso siamo soli. La Mecca, il tempio al centro del mondo, fu schiuma sull'acqua prima che Dio Onnipotente creasse il cielo e la terra. Da essa fu spianato questo nostro universo. Egli sa quanto noi ignoriamo. Ora però non c'è terra, non c'è amore. Dio bestemmia in un bar. Forse solo i morti sono tenaci più di questa vita introvabile. Il potere è illusione, il potere è reale. Il momento giusto è quello in cui agisci, il momento è ora. Ma quando è l'adesso in questi tempi dilatati? Non è certamente la fretta a deciderlo, forse nemmeno l'attesa. Ma una congiuntura improvvisa sempre impossibile per ogni volta pronta a dileguarsi. Nessun gesto ci soccorre, troppe chiacchiere si affollano. Qualcuno dice di sapere tutto e ignora l'essenziale. Non è questo il momento. Io non ti ascolto, tu non mi senti. Noi siamo assenti, noi siamo assenza, noi non siamo affatto noi. Troppo sangue, nessun cuore. È colpa dell'Occidente, è responsabilità dell'Islam. Gli americani sono il male, il danno è l'Europa. Sono in errore i sunniti, gli sciiti sbagliano, i russi sì, i russi no, i russi forse. In lotta con i curdi, in lotta tra di loro. Uscire dal Medio Oriente non è possibile. Impossibile la guerra. La guerra è infinita. La civiltà di Satana ha stabilizzato il controllo nel proprio stesso collasso. La gestione della ferocia è l'amministrazione del caos. Non si può andare avanti, non si torna indietro. Le torri crollano ancora. A Parigi qualcuno continua a fuggire. Zona limite. Ho visto il mondo
ad occhi chiusi. Ho sentito il gallo bestemmiare nel gelido rasoio di un mattino. Grazie. Ove, poesia misteriosa consegnata. Ultimo dei tre poeti che questa sera si esibiranno per la poesia misteriosa, Fernando Della Posta. Dischi solari e lune di gesso, foglie di mais verde smeraldo, stigmi biondi come i baffi del re, correndo la polvere e il sale, e il mare il buon pastore, l'estremo e sublimato normale. La rugiada è benedetta, come la brezza di mare dove il mare non c'è. Grazie. City Flame Blues. La città che sgombra, si ingombra, si inonda. Mi chiedo le persone sul far della sera, che cosa si dica in strada, tra il sole che canta l'abisso e la luna che risponde al dispetto. Un ala di fuoco si andrà celando nel vespro, come un cataclisma notturno nascosto. Avrà pochi cantori invece del sonno, cui rinnovare ogni sera il suo pianto. Passi innamorati e bimbi di passo, da sprazzi di cielo e finestre di specchio, che saprò gli smaia tra bavi di vento, dall'urlo dell'ultimo isolato violento. Vorrei, sotto i portici inanellati di gelo, dal mio bicchiere di barbo dal banco del mondo, disegnarti gli sguardi a calmare la sera, come il baco nel bozzo a filare la seta. Grazie. Un risuonare di eco sferzante rapprende le pupille, un turbinare di giravolte arcaiche e ripensamenti e scossoni si sublima in primitive gocce. Mendicante dagli occhi che chiedono, vado incessante per mare e per mondo, ed echi di ere lontane s'affacciano ai miei cancelli. Sperduto negli ambi rivieni riflessi, a mani amiche riaffido il mio braccio, quindi rinasco come il giunco, testa piegata che oscilla all'aria, scaldato cuore che batte alla terra. Grazie. Ok, voilà. E bene, grazie Fernando. Grazie a lei questo compito. Ma me lo dà un po'. Ok, sì, mischia, salta. Vai. Ok, no, no, non imbrogliare. Ecco. Ah, è arrivato il momento dell'estrazione della poesia misteriosa. Ed ora l'attrice internazionale Francesca Sayano Sasson è qui invitata a leggere la poesia misteriosa Luce naturale. Sono l'attore di seconda fila, la comparsa che riempie il paesaggio, la chioma dell'albero che sta nel contorno. La mia storia non ha importanza. Spesso faccio flessioni sul tetto di un grattacielo e guardo un mare sconfinato. Spesso ravviso il tuo seno nei chicchi di melagrana. È il momento del dibattito di Anna Cavorso e Sabino Caronia. Tanto notavo una cosa, pensavo mentre i poeti leggevano, che la lettura conta molto. Cioè il fatto che le poesie siano state lette ognuna in modo completamente diverso, certamente da chi l'ha scritta, e adesso in modo ancora diverso dall'attrice, rende più difficile capire di chi è la poesia. Tra l'altro è una poesia corta, però secondo me non mi sembra dell'ultimo poeta, mi sembra che sia più facilmente attribuibile forse al primo. Cioè è corta come quelle di Della Posta, però ripeto, il fatto che le ha lette un'attrice l'ha resa completamente diversa da tutte e tre le letture precedenti. Per esempio il secondo, il signor Comandini, ha letto in un modo molto particolare le sue poesie, che quasi era difficile seguirle proprio per quella lettura particolarissima. La seconda poesia in particolare poi
risultava stranamente come divisa in due parti, no? La prima parte così complicata, quasi da non seguire per quella lettura, la seconda invece molto più chiara e più... Io tutto sommato forse tenterei di attribuirla a Carucci, la prima, tutto sommato. Vediamo le felicità. Ecco, allora ritorniamo sul concetto, la poesia, diceva Borges, tu me l'insegni, dovrebbe essere interiorizzata, dovrebbe essere letta dentro, letta a voce, chiaramente chi legge meglio, e non è il mio caso, non è il caso di qualcuno di quelli che hanno letto prima, i poeti che hanno letto, non risulta così efficace come letta da un attore, quindi ci vorrebbe un'uniformità di giudizio. Ci ha detto, ecco, io sono sempre molto sofferente quando devo trovare un giudizio simile a quello di questa signora. Ma non dimmi, presente. Questo è il pericolo. No, è perché la tentazione di dire Fernando della Posta è forte, perché è una poesia breve, è una poesia anche lineare, ed è una poesia che ha una sola. Però alcune tematiche, alcuni luoghi mi suggeriscono piuttosto la poesia di Simone Carunchio. Ora, quindi, non è soltanto un fatto di misura. Chiaramente sarà un'indicazione sbagliata, l'impressione è che sia una poesia di Simone Carunchio. C'è un pensiero di Leopardi che io ripeto spesso, che quando Virgilio arrivò parlare della morte di Ottavio, la madre Ottavia è svenuta, perché? Perché Virgilio leggeva così male, dice Leopardi, che non riusciva a leggere la lettura di Virgilio. Ecco, questo è un po' il limite di molti dei poeti che leggono e che non dovrebbero leggere, ma il limite è degli ascoltatori che non avendo il testo davanti non possono riscontrarlo. Questo è un pochino... Il problema grosso è proprio quello che avendo uno schermo dietro, avendo un testo davanti, il godimento della poesia, apprezzare la poesia, valorizzare quello che è la potenzialità del poeta è molto più facile. Questo è una ripetizione, è un modo un pochino tautologico di fare, però credo che sia giusto insistere su questo, che la poesia va interiorizzata, io la poesia la amo leggerla più che sentirla. Tutto sommato lo davo alla prima, anche Carunchio, anch'io. Simone Carunchio. Della Posta si sono corte, però tanto mi sembrano più paesaggistiche, diciamo, mentre sono un po' più simboliche la prima e anche la seconda, forse, ripeto, cioè Comandini ha quella lettura molto ricercata, molto da attore, per cui mentre Carunchio ha fatto una lettura più normale, però pure io no, l'avevo detta Carunchio. Della Posta nel fatto che è corta, però questo anche una letta una volta pure mi sembra Comandini, no? L'ultima. Quindi non è detto, all'inizio. Ma sempre una poesia, quella di Comandini, mi sembra, io non lo conosco purtroppo, mi sembra una poesia più teatrale, più dialettica. La poesia di Simone e di Fernando è più propriamente lirica e più individualizzata, e quindi c'è questa. In questo senso parlavo di linearità, non è che volessi offendere nessuno, perché adesso quando si dice lineare di solito si sofferma, ma io volevo essere un pericolo, perché la linearità non è complessa, è difficile, è proprio il semplice. Ebbene, è il momento di svelare a chi appartiene la poesia misteriosa. Momento di suspense. Ma ho letto così male prima. Ma no, non da bella, non da bella. Ho
non ha reso le poesie, che sono molto più belle. Questa è bellissima, se è sentita da... Ora sentiamo letta da... Me non è piaciuto tanto questo. No, è bello. Luce naturale. Sono un attore di seconda fila, la comparsa che riempie il paesaggio, la chioma dell'albero che sta nel contorno. La mia storia non ha importanza. Spesso faccio pressioni sul tetto di un grattacielo e guardo un mare sconfinato. Spesso ravviso il tuo seno nei chicchi di melagrana. Si conclude oggi questo nuovo incontro con la poesia misteriosa, e quindi un applauso. Mama,